Buon Ferragosto dal vostro Lino Juventus e un buon pomeriggio. Questo è un video che voglio fare, diciamo un video sfogo più che un video tecnico parlato di calcio. Nelle ultime ore, da ieri sera, qualcuno ma tu Dybala lo devi lasciare stare in pace, state sempre a criticare, non vi va mai bene niente. Ragazzi, io sono uno che quando vede le cose giuste le dice, ma quando vede le cose storte le devo dire. Io non posso dire che la questione Dybala è una questione normale, è una questione che dobbiamo stare tranquilli. Poi ieri ha segnato, hai visto, ha segnato, l'ha dedicata a te, ste battutine del cazzo che fanno sti pseudo tifosi di merda che non capiscono un cazzo né di pallone né soprattutto di Juventus. Cioè, se dobbiamo far passare la questione di Dybala una questione normale, una questione, dici no, è normale che fa così perché è normale, se vede poi di Juve di pallone non capite un cazzo, perché un giocatore a scadenza di contratto deve rinnovare senza se e senza ma. Sei innamorato della Juve come dite voi. Siccome voi vi fate abbindolare da un bacio alla maglia, pure Lukaku ha baciato la maglia dell'Inter, poi si è visto che fine ha fatto. Ibrahimovic, e nella storia quante persone hanno baciato la maglia e poi se ne sono andate. Quindi, lezioni e morali al sottoscritto sono poche le persone che gliele possono fare. E quando so che qualcuno è in grado di farmele, io le ascolto. Io mi siedo come una scuola e l'ascolto, perché so che sono persone che possono insegnarmi. Ma gente tifosa di merda che guarda le partite al televideo, vede le sintesi al 90° minuto e vuole rompere il cazzo a me, a dire ma tu non sei tifoso, tu, io vi metto in una mano che vi avvenne usare dopo, piscia tu, ok? Io sono abituato alla Juventus, alla società seria, alla società che si fa rispettare e non si fa mettere in quel posto né dei calciatori e né da altre società. Io sono abituato a una Juventus che comanda su tutto e su tutti. Non è che si fa mettere in culo da Sassuolo, da Dybala. Quando abbiamo rinviato le partite per il Covid, nel culo l'abbiamo preso sempre noi, mai a ribellarsi. A me questa società, io non sono abituato alla Juventus che fa queste figure di merda su tutte queste cose qua. Poi potete dire il cazzo che volete. Poi, un'altra cosa, venite a fare la morale a me che io critico, perché dico le cose vere, all'animo di chi vestra viva. Voi siete i primi che avete rotto il cazzo Allegri per 5 anni a criticarlo tutte le domeniche. Vi siete messi a Cristiano Ronaldo sui coglioni, che gli andate a criticare pure se va a cagare una volta di più al giorno, subito avete la critica pronta su Ronaldo. E voi siete tifosi, voi quindi capite un cazzo da pallone. Voi dovete cambiare sport. Il problema, l'ho sempre detto, che la Juventus in questi 9 anni ha abituato molta gente bene, magari tanta gente fino a 9 anni fa si guardava il golf, si guardava molto botte di volontà di Juventus e vuole dare lezioni di tifo, vuole dare lezioni, vuole fare morali di tifo. Io non vi penso proprio, ok? Lezioni, ripeto, di tifo a me sono poche le persone che me le possono dare. Non di certo pisciatori di merda come voi, gentaglia di merda come voi, che siete schiavi del risultato, andate allo stadio se la Juve gioca bene, fate le cose sempre a convenienza e venite a dire a me che mi hai visto la Juve pure in Serie B. Capito? A me lezioni di questo tipo qua non me lo dovete dire e non me le dovete nemmeno fare. A parte che io da qua entro e da qua scoccio anche su Facebook, ho bloccato un po' di gentaglia perché con me non possono parlare di calcio. Con me di calcio non potete parlare! Se pensate dove fare malandrini che me non potete parlare, non potete manca zeccane, perché voi non capite un cavolo. Voi siete i tifosi di oggi che dicono sempre che la società va sempre tutto bene, acconsente tutto, il male della Juve. Il male della Juve sono questi tifosi qua, che sono leccaculi della società e dei giocatori. Siete schiavi dei giocatori e della società. E la società vuole tifosi come voi. Ecco perché noi passano gli anni e ci ritroviamo sempre i rugani, i deciglio e i cessi via con Dio. Perché voi vi accontentate sempre su tutto. Se critichi non sei juventino perché tu critichi. Perché tu devi ringraziare la società che ti ha fatto vincere 9 anni. E allora ci dobbiamo fermare. Io voglio andare avanti. Alla Juventus il passato non conta. Conta il presente. Ignorante. Ok? Mo hai ascoltato queste parole qua, mo vanno a criticare su Facebook che tanto ti è bloccato a parlare un bacio a stu cazzo. Ricordatevi che il vero tifoso, se ama la squadra,
dice il buono, ma dice anche il cattivo. Non vuol dire che se critichi non vuoi bene alla società o non sei tifoso. Perché la questione di palla, la questione locatale, ci ride il mondo, tutto il mondo ci ride dietro. E voi state là a dire, ma quella la società va bene, non la devi contestare. Io la fanculo, la fanno un bagno a mare.